lo spettro di una nuova setta sovversiva si aggira per il mondo internettiano, invadendo i più sottili recessi della rete. Sono questi gli zanardiani, infima specie di esseri abietti, residui del paleolitico, resuscitati in vita dopo un prolungato periodo di ibernazione controllata dai servizi speciali. Protetto a lungo nel segreto di laboratori ben nascosti nelle profondità dei Sudeti, il superstite di questa specie abominevole, capace di riprodursi per via partogenetica, è stato subdolamente liberato affinché possa appestare l'intero universo e indebolire le coscienze, i menti ormai ben addestrati alle vuote nozioni che riempiono i nuovi cervelli, allo scopo ben preciso di rendere impossibile il loro utilizzo. Cui prodest? Vi chiederete. Le trame sono ben oscure. La via del male non si lascia riconoscere se non a intelligenze superiori, ma noi abbiamo ormai prove certe che gli zanardiani, sovvenzionati da ricchi fondi provenienti da accumulazione illecita da parte di cricche pluto-giudaico-massoniche, social-comuniste, vetero-marxiste, stanno proliferando e seriamente minacciando l'ordine mondiale. Il buco dell'ozono, lo scioglimento dei ghiacci e delle calotte polari, gli tsunami, le spaventose inondazioni, i terremoti, i cambiamenti atmosferici, l'estinzione delle specie animali, gli strani fenomeni per cui le piante in alcuni posti isolati del mondo ancora producono gemme, fiori e frutti. Sono sicuramente da addebitare all'influenza malefica degli zanardiani. Gli strumenti che gli zanardiani utilizzano, come recentemente rilevato in un documento segreto di uno meglio identificato utente del web, sono la lettura e il ragionamento, e soprattutto l'arcaico metodo che consiste nell'osservare, ascoltare, paragonare e pensare prima di parlare. I zanardiani, in modo subdolo e perverso, stanno tentando di sostituire alla necessaria ed educativa lettura dei fumetti, dei fantasy, dei thriller, dei gialli, dei romanzetti leggeri in stile Kinsella, dei libri di esoterismo, magia, astrologia, cucina, spiritualità, gialli storici, con la lettura dei classici, la poesia, l'ascolto della musica classica. Stanno cercando cioè di sostituire con il ragionamento e l'argomentazione vecchi residui degli arcaici e ormai obsoleti stilemi, i più moderni e collaudati metodi di adesione fideistica alle enunciazioni di santoni e capipopolo. Stanno sovvertendo pericolosamente e contravvenendo miseramente alle leggi del consumo e del trash. Inquinano e mormano l'atmosfera del web con il loro rifiuto a concorrere, a farsi visitare dal Dipré di turno, a comparire in video con Giuseppe e Simone, che osano mettere in discussione le prove ontologiche dell'esistenza di Mister Nichilista, e talvolta si avventurano persino con abietta spregiudicatezza a parlare di cose che conoscono per esperienza personale, rifiutando i nobili ragionamenti apodittici. Raccomandiamo a tutti di stare molto in guardia e di avvertire chi di dovere, non appena noterete segnali o segni anche subliminali della presenza di detta setta sovversiva.